Benvenuti nel terzo episodio della Project Ozone Free in Kappa-Mundi. Quest'oggi cercheremo di andare avanti con le quest relative all'immersive, dato che ho raptato tutto il driftwood che mi serviva, grazie a il Cocoven. Inoltre ho fatto anche la Blast Furnace che sta andando e ci sta dando giusto un po' di steel. Quindi ci servirà questo e possiamo craftarlo una crafting table e le fence. Eccolo qui, questo ci servirà perché ci permetterà di fare il machine frame della thermal. Lo depositeremo qui, ci serviranno i crafting component. Ora, grazie a questo kiln ho fatto due nuovi tipi di alloy, che sono il bronzo e l'Invar, che è nickel più iron, inoltre copper più tin. Un'altra cosa che ho fatto per portarmi avanti è stato craftare delle plate, come le ho craftate con il plate cast che si tiene versando dell'oro su un clay plate cotto che si ottiene con la clay. Inoltre ho fatto anche questa gear che si ottiene mettendola su una gear di stone, perché ci servirà. Quindi se andiamo a vedere il machine frame della thermal, ci servono i bronze gear, quindi ne facciamo un po', direi di smontarli, abbiamo già questo, lo attiviamo e così ci faremo le gear. Inoltre ci sarà questo e ci lavoreremo successivamente. In più ci serviranno questi, che servirà pure il copper, e gli aluminum plate, questo le devo ancora fare, e ancora copper plate, tungsteno. E direi che siamo a posto. Sì, questa è la recipe semplificata. Bene, dopo aver craftato tutti i componenti, ci manca solo questo glass strano, che si ottiene da questa reactive dust, che si ottiene dal Luna Roll, che è quello che abbiamo trovato nel Nether. Io ho scavato e ottenuto la dust. Per poter ottenere quello che ci serve, abbiamo bisogno di questo crusher. Per avere questo crusher abbiamo bisogno del Black Quartz, che si ottiene cuocendo lo smoke di quartzo, che si ottiene con il quartzo e il charcoal. Una volta ottenuto, potremo farci il nostro crusher. No, non potremo fare il nostro crusher perché ci servirà questa redstonia, che si ottiene dall'Atomic Reconstructor, quindi ci servirà prima questo. Quindi, una volta fatto, possiamo farci il nostro Atomic Reconstructor. Funziona ad energia e direi che come energia iniziale possiamo farci dei solar panel. Faremo livello 1 e poi magari anche livello 2, anche se ci servirà un pistone. Ma dai, sembra tutto fattibile, vediamo fin dove riesco ad arrivare. E ok, diciamo che abbiamo tutto tranne il blocco di iron, che non si può craftare normalmente, ma potremmo o smeltarlo nella smeltery oppure fare un factorizer. Dato che ci servirà, direi che ci facciamo il factorizer. Ci manca il glass e il tin che abbiamo, quindi possiamo farcene uno, e LED, iron gear, tutte cose che abbiamo già. E una volta fatte le iron gear che ci servivano, ecco qui il nostro factorizer, che possiamo mettere qui. Facciamo combine, ci darà subito un blocco di ferro. Ed ecco a noi pannelli solari di livello 3. Ora ci serviva la redstone, mettiamo questo, pannello solare sopra, ce ne mettiamo 16. Ed eccoli qua. Ora ci vediamo a crafter concluso. Ok, ora possiamo craftare questo. Ed ecco qui il nostro crusher. Solo che non potremo metterci direttamente questi, ma dovremo prima cuocerli. Una volta cotti potremo crasharli. Vediamo se consumiamo più di quello che produciamo. Vediamo se con due. Ah, perché è notte, giustamente. Vediamo. Ok, l'energia sta salendo, perfetto. Beh, una volta ottenuta la lunar che ci serve, abbiamo bisogno anche di quel glass strano. Quindi questo li possiamo togliere. Possiamo toglierlo. Ok, bisogno di questo. Ok. La recipe che andiamo a fare è un po' strana perché ci richiederà un unstable ingot.
Questo, se tu non fai crafting entro 10 secondi, ti esplodi in mano e muori subito. Quindi dovremmo essere piuttosto rapidi e va fatto in una crafting table normale. Quindi, eccolo qua, lo craftiamo ed ecco qui le nostre 9 moonstone e ovviamente lo rifaremo. Eccolo qui, 9 moonstone e ne abbiamo 18. Diciamo che queste ci basteranno per un bel po' di machine frame. Abbiamo 18 in Ethereal Glass ed ecco qui i nostri primi due machine frame. Con questi machine frame possiamo farci iniziare a fare i macchinari della Thermal, che farò off camera perché richiedono davvero una quantità spropositata di crafting. Prima di fare ciò, per seguire le quest abbiamo bisogno di un crushing table e ci richiederà i blocchi di ferro che abbiamo già fatto con i factorizer. Bene. Ora ho appena messo a punto tutto quello che ci serviva, quindi ho fatto un induction smelter, un compactor che ho upgradato al primo livello per poterci mettere in gear work e un compactor normale, così adesso possiamo fare sia le plate sia le gear molto più semplicemente che dover aspettare che si smelti oppure fare qualsiasi tipo di altro processo. Ora invece abbiamo bisogno di una mob farm. Per avere questa mob farm abbiamo bisogno del drop of evil, che è un raro drop dei Wither Skeleton, dove li andiamo a trovare e cercare in una nuova dimensione. Prima però prenderò 10, no, anzi prenderò 20 di mini rack o 30, non mi ricordo, vediamo, perché ho bisogno di qualcos'altro che è lo speed. Sì, sono 15 a testa e noi ce ne prenderemo 2. Perché con un down negativo. Ok, eccoli qua. E ci prenderemo speed 1 e speed 2. In questo momento abbiamo speed 2 permanente per poter correre un po' più veloce. La mia spada ha looting 3, quindi dovremmo ottenerlo piuttosto velocemente. Ora, la nuova dimensione sarà quella dell'Haunting, si chiama Haunting Dimension e si fa con del legno e delle frecce. Noi abbiamo ottenuto le piume dai polli demoniaci che spawnavano. Ok, ho craftato e posizionato il portale vicino a quello del Nether e dato che in quella dimensione ci sarà solo che terra con sottonivelli di bedrock, potremmo approfittarne per ottenere il Grains of Infinity. Qua dice che si può ottenere anche con i Firewater. Quindi vediamo, per attivare questo portale si può utilizzare o il semplice Flint and Steel oppure premere il tasto destro con la spada. Qui passi attraverso e shifty. Ok, siamo dentro. Direi di fare un'area di luce qui attorno al nostro waypoint. E dopo di questo sarà una corsa e caccia continua ai Wither. E non me ne sono praticamente neanche reso conto, ma mentre stavo qui ad aspettare è arrivato un Wither e a quanto pare ci ha droppato un drop of evil. Qui adesso c'è una zona invisibile. Io avevo intenzione di tornare a casa, prendere la Witchwater e convertire tutti gli scheletri che incontravo, però a quanto pare non sarà necessario. Eccolo qua. Ok, torniamo a casa e vediamo come iniziare questa mob farm. Diciamo che utilizzeremo le vector plate classiche, abbiamo le slime, lo zucchero che si ottiene cuocendo le candy e le slime invece possiamo fare o le rice slime oppure abbiamo abbastanza di slime perle, abbiamo 24 di slime. Una volta fatto ciò abbiamo bisogno del mob masher che si ottiene con un blocco di redstone che è tanta redstone e dei diamanti, un blocco di ferro, delle spade, un blocco di ferro, tutta cosa che sappiamo già. Abbiamo tutto quello che ci può servire, ho craftato anche una absorption hopper, l'unica cosa degna di nota è che per craftare questo ci vuole anche la cannita blend. Per il resto nulla di che, adesso si tratta solo di buttare giù questa e sostituirla con la nuova. Ed eccoci qui, la mob farm conclusa, ci basterà infettare tutta la terra con questo drop evil. L'interno è questo, abbiamo delle lampade
per il controllo, mi sembra che ci sia un buco. Sì, dovremmo decisamente prima coprire il buco. Ora possiamo vedere che tutta questa terra diventerà corse. Ora voglio vedere se le lampade che ho messo bastano per evitare lo spawn dei mob, e in effetti bastano. E invece non bastano. Beh, si vede che devo metterne di più. Sto dicendo che spegnendo tutto iniziano a spawnare molti mob. Un'ultima cosa, la mob Grinding Utilities ha degli upgrade, come per esempio lo Sharpness e come per esempio il Looting. Il Looting aumenta il livello di Looting. Il nostro Looting è 3. La cosa molto carina di questo upgrade e che può arrivare fino a 10. Quindi possiamo. Ok, ci abbiamo gli Enderman che prendono un po' in giro. Noi possiamo metterci Looting 10. E dovrebbe iniziare a vedersi un incremento davvero. Sì, beh. Lo dice da sé. A un certo punto, anzi subito, devo mettere un sistema di drawer o qualcosa del genere, perché così questa cesta si riempirà in un quarto d'ora, forse, forse meno. La sensore di file experience ci sarà utile per enchantare, per l'appunto, e direi che per questo episodio possa essere tutto. Alla prossima!